punti molto, molto importanti, anche perché l'Inter era pareggiato, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Senti, a meno 5 ora si può comunque sperare. Non è infatti un grandissimo vantaggio nei nostri confronti, però noi pensiamo solo a noi stessi, a lavorare bene e poi alla fine tireremo le somme, però in questo momento bisogna stare con i piedi per terra e continuare a lavorare bene. Un buon impatto sulla partita ad Atene, oggi dal primo minuto, è veramente un buon momento per te. Sì, è un buon momento. Comunque sia, ho bisogno di giocare, di trovare continuità, di trovare fiducia in me stesso e tutto quanto. Poi è normale che un giocatore quando non gioca tanto e poi è chiamato in causa, non è facile sempre dimostrare il proprio valore, però piano piano le cose stanno andando bene e sono contento per come stanno andando. Ranieri ti ha applaudito molto quando sei uscito? Sì, sì, il mister è stato contento, tutti i miei compagni sono contenti, anche io sono contento della loro prestazione. È stata una prestazione di tutta la squadra molto convincente, perciò era importante 3 punti vincere anche soffrendo, perché poi il Catania ha creato qualche problema anche alla fine, però abbiamo stretto i denti, va bene così. Sì, sì, beh, ci sono, noi continuiamo a sognare, bisogna solo lavorare. Poi ho detto, l'Inter comunque sia, secondo il mio punto di vista, una squadra molto forte, difficilmente secondo me riusciremo a avvicinarla un po' di più, però, perché ha delle qualità importantissime, dei giocatori fortissimi, perciò noi bisogna solo unirci stretti e continuare a allenarci bene, poi alla fine vedremo quello che succederà. Hai avuto qualche problema nel secondo tempo? Tutto a posto, una botta solamente? No, non era una botta, praticamente il muscolo del ginocchio, il popliteo, praticamente che del ginocchio operato, che ogni tanto mi fa male. Praticamente oggi non so per quale motivo mi ha fatto male, non riuscivo a appoggiare il ginocchio, perciò poi comunque sia era stato meglio andare a uscire, perché non vorrei rischiare tanto, perché poi ho sofferto già tanto per il ginocchio, quindi meglio stare fermi. Senti, partita importante anche per il tuo compagno Doni, oggi era chiamato insomma dopo le polemiche. Sì, noi eravamo con lui tutti quanti, penso anche i tifosi con cui si sono comportati bene, perché lui è sempre un numero uno, secondo me è un ottimo portiere, quindi non bisogna dare colpa a lui per la partita di giovedì, come è stato fatto magari su giornale. Capita a tutti, non è facile quando non si gioca ritrovare un po' se stessi, perciò ha fatto un'ottima partita e sono contentissimo per lui.